abbiamo vinto l'Eurovision, abbiamo vinto gli europei di calcio, abbiamo vinto gli europei di pallavolo maschile e femminile, abbiamo vinto i 100 metri, abbiamo fatto il record alle Olimpiadi, abbiamo fatto il record alle Paralimpiadi, abbiamo vinto anche gli europei di pasticceria e adesso, dato che è proprio il nostro anno, abbiamo vinto anche il premio Nobel. Quest'anno non ci ferma più nessuno. Ci vediamo dopo la sigla per scoprire tutti i dettagli di questo premio Nobel per la fisica 2021. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Oggi è stato assegnato il premio Nobel per la fisica 2021. Metà premio è andato a Wanabe e Hasselmann e metà premio è andato all'italiano Giorgio Parisi. Era dal 2006 che un italiano non vinceva un premio Nobel per la fisica. Il premio è stato dato a questi tre scienziati per i loro studi sui sistemi complessi. Cos'è un sistema complesso? Un sistema complesso non è un sistema difficile. È un sistema che è composto da moltissime, ma anche miliardi di parti, e che quindi sarebbe difficile da gestire. Per questo si chiama complesso. Ma non è difficile. I sistemi complessi studiati da questi tre scienziati sono un po' diversi. Wanabe e Hasselmann si sono concentrati su un aspetto particolare di sistema complesso, ovvero il sistema Terra-atmosfera. In particolare hanno vinto il premio Nobel per la modellizzazione fisica del clima terrestre, quantificando la variabilità e prevedendo in modo affidabile il riscaldamento globale. Come possiamo vedere, il riscaldamento globale ritorna anche nel premio Nobel, che in questo momento è il principale problema della Terra. Anche perché ormai più o meno dalla pandemia stiamo uscendo, quindi sarebbe meglio concentrarci sul riscaldamento globale. Wanabe e Hasselmann hanno fatto due studi completamente diversi, anche se nello stesso ambito. Gli studi di Wanabe, che risalgono agli inizi degli anni 60, riguardano in particolare i gas serra, ovvero è riuscito a dimostrare e a trovare un modello che connette direttamente i gas serra, quindi l'aumento di gas serra presenti nell'atmosfera, e il surriscaldamento globale. Questo modello, da lui studiato, è stato poi utilizzato anche per successivi altri studi che hanno portato meglio alla comprensione del riscaldamento globale in generale. Hasselmann invece ha fatto una cosa leggermente diversa. È riuscito a dimostrare come l'intervento umano sulla Terra riesca a contribuire al riscaldamento globale. Ha dimostrato quindi inequivocabilmente che siamo anche noi autori del riscaldamento globale e di tutti i danni che ne conseguono. Altro studio molto molto importante che ha fatto è il modello che collega tempo meteorologico e clima, che sono due cose apparentemente simili ma completamente diverse. Il meteo, il tempo meteorologico, è una cosa che cambia velocemente ed è per questo che è difficile avere dei modelli che prevedono il meteo. Mentre il clima, a differenza del meteo, è l'insieme delle condizioni atmosferiche. Ma non su una giornata, su due giornate, su periodi molto più lunghi. Ed è per questo che è molto più stabile e non dovrebbe essere mutevole come il meteo. Ed è riuscito a trovare un collegamento tra meteo e clima, e questo è fondamentale. Trovare un collegamento tra un oggetto molto instabile, come il tempo meteorologico, e un oggetto molto stabile. E ora veniamo alla metà tricolore del Nobel, che è andato a Giorgio Parisi. Anche Giorgio Parisi si occupa di sistemi complessi. È un fisico italiano, è stato professore alla Sapienza di Roma, è ricercatore dell'INFN e già si parlava da un po' di tempo di un possibile premio Nobel per Parisi, anche perché di recente aveva vinto il prestigiosissimo premio Wolf. Come vi ho già anticipato, Giorgio Parisi non ha vinto il Nobel per un sistema complesso riguardante il clima come gli altri due, ma riguardante un altro studio, sempre sui sistemi complessi. Parisi è stato premiato per la scoperta delle interazioni di disturbi e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria. Il principale studio di Giorgio Parisi è stato uno studio pubblicato agli inizi degli anni 80, quindi sono passati circa 40 anni da quello studio, eppure è stato premiato adesso. Perché questo? Perché quello studio è stato fondamentale per la fisica dei sistemi complessi.
i modelli che si costruiscono per la fisica possono essere sfruttati anche in altri ambiti di modelli complessi. Proprio questo studio di Giorgio Parisi, che è stato premiato, è stato applicato in tantissimi ambiti diversi, dalla biologia alle neuroscienze al machine learning. Quindi Parisi ha pensato questo modello per un sistema fisico. Questo modello si può applicare anche ad altri ambiti. Vediamo che cosa significa studiare un modello complesso. Immaginiamo l'aria che stiamo respirando e immaginiamo di mettere l'aria all'interno di un contenitore e di riscaldare. Che cosa succede se io riscaldo quel gas? Se io riscaldo il gas, le molecole di aria che sono contenute incominciano a viaggiare molto più velocemente. Fisicamente che cosa dovrei fare? Mettermi a studiare il moto di ogni singola molecola di aria. Non è difficile, è solo che ci impiegherei anni, secoli. Quindi dobbiamo trovare un modo per vedere quello che fanno le molecole senza dover studiare il singolo moto di ogni molecola. Come faccio? Studio un modello che mi dà i parametri, per esempio, della velocità media delle molecole di aria, a partire da cose che io posso vedere tranquillamente una sola volta, per esempio la temperatura. La temperatura è direttamente proporzionale alla velocità delle molecole che si trovano nell'aria. Maggiore sarà la temperatura e maggiore sarà anche la velocità. Ed ecco qui che ho modellizzato il gas e non ho dovuto vedere ogni singola molecola a che velocità andava. Posso ricavare il volume, posso ricavare la pressione e questo è il modello di gas perfetto. Qual è il sistema che ha studiato Giorgio Parisi all'inizio? Diciamo che noi abbiamo un gas e che piano piano lo raffreddiamo. Il gas prima diventa liquido e poi diventa un solido. Se passa lentamente da stato gassoso a stato solido, inizialmente le molecole si trovano in uno stato caotico, mentre quando lo si solidifica, le molecole formano un reticolo cristallino preciso. Ora, se noi facciamo diminuire la temperatura bruscamente, succede questa cosa del reticolo cristallino, ovvero le molecole di gas si mettono in modo totalmente casuale e si solidificano casualmente. Perché dico casualmente? Perché se si ripete questa operazione non si troverà mai lo stesso pattern. Com'è possibile questo? La risposta l'ha data Giorgio Parisi studiando il vetro di spin. Il sistema complesso che ha studiato Parisi è un reticolo di rame in cui ha inserito qua e là del ferro. Ora, inserire qua e là del ferro cambia completamente le proprietà magnetiche di questo reticolo. Parisi è riuscito a trovare un modello matematico per spiegare questa magnetizzazione diversa del reticolo. Come ha spiegato questo? Si spiega perché ogni singolo pezzettino di ferro che noi inseriamo si comporta come un piccolo magnete e quindi intorno a lui fa sì che si crei questo campo magnetico che influenza ciò che ci sta intorno e quindi influenza anche globalmente. Qual è la soluzione matematica che ha trovato Parisi? La soluzione matematica è stata una soluzione che in realtà già esisteva e che però nessuno aveva pensato di applicare su questo, diciamo, questo problema che stava studiando, anche perché era difficile dimostrare matematicamente che questa cosa valesse. Il metodo utilizzato da Parisi è il metodo delle repliche, cioè io creo il sistema e creo delle repliche del sistema contemporaneamente. Creando queste repliche è riuscito a trovare un pattern all'interno delle repliche, matematicamente. Ovviamente tutto questo è molto complicato, questo è un riassunto più o meno di quello che ha fatto Parisi, ovviamente è molto più complicato. Questo metodo, diciamo, delle repliche si può applicare anche a quella cosa che vi dicevo prima dei gas irregolari. È stato visto che questo metodo matematico delle repliche si può applicare non solo al vetro di spin in cui ci sono rame e ferro, ma può essere applicato anche al problema dei gas irregolari, quello che vi dicevo prima, e soprattutto può essere applicato anche ad ambiti completamente diversi. Bene, questo era tutto per oggi e noi ci vediamo al prossimo video.